Nella sala consiliare della provincia di Macerata, il presidente Sandro Parcaroli e il vicepresidente Luca Buldorini, insieme ai rappresentanti delle categorie, hanno incontrato il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi per discutere dello sviluppo della viabilità provinciale per affrontare la questione della vallata del Potenza, un'arteria di circa 87 chilometri rimasta isolata rispetto al nord e sud della regione, che necessita di infrastrutture per restare competitiva, per dare sicurezza alla viabilità e guardare al futuro delle imprese e del turismo. Sono venuto qua a verificare quelle che sono le esigenze del tessuto produttivo di un'area che ha sempre dimostrato grande capacità. È chiaro che le Marche può essere uno dei volani economici su cui il paese può pensare di avere sviluppo in futuro se riuscirà a infrastrutturarsi in modo adeguato per essere pronta anche a ricevere la potenzialità di nuovi mercati, soprattutto una volta che si chiuda la tensione che oggi è presente nell'est Europa. Mi riferisco alla guerra in Ucraina in particolare, ma anche ai traffici provenienti dal Mar Nero e dal Mediterraneo orientale. È evidente che questo vuol dire infrastrutturare l'area, garantire le aziende di poter sopravvivere anche nell'immediatezza, quindi iniziare con quelle opere che sono cantierizzabili da subito. Noi al CIPES il 27 di dicembre abbiamo finanziato già da subito una parte dei collegamenti qua proprio nell'area di Macerata. Ci sono altre opere che stiamo realizzando, ma bisogna avere una visione strategica completa per evitare di creare delle incompiute. Noi vorremmo portare dietro tutto il territorio, quindi le comunità locali, che sono quelle che subiscono anche l'esternalità negativa nel momento in cui fai un'opera, perché devi fare gli espropri, devi lavorare su un territorio delicato anche paesaggisticamente come questo, e quindi bisogna accompagnarli e fargli capire che comunque rimanere isolati è peggio che non pensare di fare opere che siano fatte in tempi rapidi, di buona qualità e magari con compensazioni a livello territoriale per garantire nell'immediatezza alle aziende di poter rimanere. Dopo l'incontro c'è fiducia da parte dell'asset politico provinciale in accordo con la regione e con il supporto delle categorie. Il ministro ci ha dato l'opportunità di poter sfruttare tutta la filiera governativa che si è creata sul nostro territorio, quindi sulla provincia di Macerata. A breve avremo l'instaurazione di un tavolo tecnico a Roma con chi è leader nella creazione nazionale di infrastrutture, ovvero autostrada, ANAS e i vari soggetti collegati a loro. Questo per poter permettere una visione di progetto non solo mirata all'infrastruttura in sé per sé, però di guardare tutt'uno quello che è la problematica di quella vallata, come l'assetto e la sistemazione del fiume Potenza, quindi la messa in sicurezza a livello idrogeologico, e soprattutto dare quindi non solo una risposta in viabilità a quei territori, a quei cittadini, ma anche una messa in sicurezza che è forse il problema più annoso.